Oggi vi propongo due modi divertenti per allenare in gruppo, in compagnia, tirata e spinta. Andiamo a vedere. Adesso metteremo alla prova questi tre ragazzi, vediamo dove sono. Qua, allora, Samu, quanti anni hai Samu? Sì, noi compiamo 17 d'agosto. Poi abbiamo Giacomo. 15. E Alessio quanti? 14, 15 d'agosto. Quindi, super ragazzi giovani, li metteremo alla prova in un piccolo esercizio per testare la loro forza di spinta. Il primo esercizio che andiamo a fare è sui push-up. Allora, chi parte come Alessio? Allora, plank braccia tese, tutti e tre. Ok, vai Alessio. Uno e stai su. Giacomo e Samu. Ora due ripetizioni. Ora tre. Vai quattro con Alessio. Giacomo 4 e Samu 4. Qua è fino alla morte, eh. Quando poi non ce la fate più, mollate. 5. Adesso 5, vai Samu. Ora parte Alessio. E siamo a 6. L'isometria in planca braccia tese brucia, quindi consuma energia e rende più difficile l'esercizio dei push-up. Vai, 7 colpi per Alessio, il più giovane del gruppo. Vai Alessio. Il più giovane della metà. Ma è 2 mesi più giovane. Dai che siamo quasi. Bravissimo. Abbiamo prospettiva, andiamo da Alessio. Vai Ale. Tenere, spalle sempre allineate sopra la sbarra. Dai, resistere. Ora 9 colpi. Grande. Vai Giacomo. Delle belve sti ragazzi. Vai Samu. Tieni Alessio, sopra le spalle. Vai, 10ª ripetizione. Dai, vediamo se la chiude. Dai. Dai, chiuso. Grande Alessio. Vediamo se Giacomo li chiude. Chi sarà il vincitore della prima sfida per testare la forza di spinta? 10. Vai Samu. Aspetta, chiusi, sì. 11 adesso, qua arriva il gradino difficile. Vai, dai. Forza Alessio. Andato, 3º classificato. Ora però vediamo, perché potrebbe essere un pari merito se cade anche lui.
Dai, Giacomo! Dai, dai! Buono, chiusa! Quindi confermiamo il terzo posto per Alessio. Fatto già. Oh, andato secondo e primo, finito. Grande. La tenuta. Com'era? Cos'era più difficile, la tenuta o i push up? Sì, è la tenuta che ammazza, eh. Quindi questo è un ottimo esercizio divertente da fare in gruppo, anche se si è in più persone è ancora più difficile e divertente. Però va a testare un po' la forza e anche la forza resistente nella spinta, ok? Quindi provatelo e fatemi sapere. Adesso li lascio riposare un attimo e poi andremo a testare la tira. Bene, i ragazzi hanno recuperato 5 minuti, non è un recupero ampio dopo quello che hanno fatto, eh? Però li stressiamo visto che sono giovani. Adesso passiamo a un esercizio per la tirata. Teniamo più o meno lo schema di prima. Prima ha vinto Samu nella spinta, adesso vediamo Giacomo e Alessio se si riprenderanno la rivincita. Ah, ragazzi, regola per definirsi trazione chiusa, il mento deve sorpassare la sbarra, ok? Mi raccomando, stendete bene i gomiti. Adesso non lavoriamo su super qualità, facciamo un po' di pompaggio, però mi raccomando, questi due criteri teniamoli a mente, eh? Dai, parti Ale, vai con una, qui siamo easy, parte Giacomo e Alessio, e Sam. Ok, quindi siamo a due adesso. Sì, sì, scendi, scendi. Vai con tre. Uno, due, tre colpi. Giacomo con tre. E botta e risposta qua. Vediamo Samu. Ricordiamo che sti ragazzi hanno 14-15 anni. Bravo. 4. Quattro, vediamo la risposta di Samu. Andiamo nei 5, adesso si sale. 2, vai, 3, dai, forza, 4 e 5, 5 sono andati. Facendo il metodo così a incremento è tosta perché si hanno recuperi bassissimi, perché starete tipo a 30 secondi di recupero e quindi rende il tutto con una nota più complicata rispetto al normale. Vai. Sesto gradino, 1, vai, 2, vai, 3, vai Ale, 4, dai, 5 te la do, dai, prendi fiato e chiudila, eh. Dai, tira, tira, chiuso, dai, sei andato, recupera, vediamo la risposta di Giacomo. Dai, opa. Vediamo Samu. 6? Sì. 3, vai, 4, 5 e 6. Ok, tutto per tutto adesso Alessia, devi farne 7. Vai, 1, 2. Dai Ale. Dai Ale, vai. Dai, te la do lo stesso. 3, dai, dai. 4, dai che te la do, vai. Dai, dai, oh, è andato. Buono, dai. Vediamo se risponde con 7 colpi Giacomo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bomba, andati. Vediamo la risposta del detentore del titolo come forza di spinta. Ok, andiamo con 8. Una, due,
3, 4, sì, bravo, scende anche il tempo di recupero, 5, dai, 6, dai, vai, 7, te la do, dai, vai, 8, buono, dai, vediamo la risposta di Samu, 1, 2, 3, 4, dai, 5, 6, dai, subito nel mento, vai, 7, dai, 8, ricordiamo che anche il tempo di recupero si stringe perché andando via un concorrente, vai, adesso è la risposta dei 9, proviamola, proviamola, dai, 1, 2, 3, 4, dai, a pelo ma chiusa, vai, 5, dai, da, provaci, provaci, opa, niente, non va, però aspetta, se Samu non lo chiude è un pari merito, 1, 2, subito nel mento, 3, 4, dai, 5, 6, dai, 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 devi chiudere, Oh. Allora dichiaro pari merito il... Lui ne ha fatto uno in più, però era... il compito era chiudere il gradino. Quindi diciamo che anche questa fase di spinta è stata portata a termine a pari merito da Giacomo e Samu e poi un terzo posto di Alessio che comunque si è difeso bene, si è difeso bene. Parte difficile qua? Il numero di ripetizioni. Quando si è abbassato il recupero? I recuperi ristretti. Sì. Secondo me... aumenti le ripetizioni e... sì. E poi difficile. Con le meditazioni che ho fatto, sì. Magari. Bene. Allora, abbiamo deciso per la terza sfida testeremo il loro addome con la tenuta in el sit, quindi con la tenuta in squadra. Partiranno tutte e tre insieme e vediamo chi scende per ultimo. Allora, sfida in el sit. Si parte. Avvicinatevi un po' con le parallele così vi prendo tutti in camera. Ok, perfetto. Al mio via, mi raccomando, gambe tese, il primo che cade, che scende con le gambe, esce dal giro, ok? Dai, pronti? 3, 2, 1, via, tenuta. Dai, resistere. Su bene con le gambe, via Alessio, ancora sfida tra i due big, dai, dai, oh, per un soffio si conferma ancora Samu. Qual è il tuo segreto? Samuele è uscito dal gruppo. Bene, 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 siete morti. Dai, dai, qui era breve ma intensa, giusto? Allora direi che le sfide per oggi sono terminate, forza resistenza in spinta, forza resistente in tirata e poi abbiamo testato un attimo il loro addome. Devo dire che la qualità adesso nel sit però era premiata quella di Alessio, però ha riconfermato invece la vittoria. Bene, ragazzi, ricordiamo che sti ragazzi hanno quanti anni? 14-15 anni, vengono qua in Meraki ad allenarsi, ce li ho tutti qua, ormai gli metto il letto sopra l'ufficio e li faccio dormire qui giorno e notte. Va bene, ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!